Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Egadon Musashi Wired. Come vedete, subitissimo missione per sbloccare Goldrake, il guardiano del pianeta aggiunta. E abbiamo anche componenti come per il combattler V e volte SV durante le missioni secondarie. Quindi direi di iniziare subitissimo con la missione di Goldrake, perché no? Guardiano delle stelle, vediamo un po'. Difficoltà. Ah, aspetta. Ma quindi c'è solo una difficoltà di livello 3? Che strano. Abbiamo Goldrake, Mazinga Z e Getter Robo. Wow. Mazinga Z è tanta roba, eh. Però andiamo con... A parte che devo per forza usare questo. Ma andiamo allora. Mamma mia, eccola la alabarda spaziale. Let's go, amici. Tieni premuto R e premi ZL per combinare lo spacer. Ah, certo. Posso quindi menare anche con questo? Ma è bellissimo allora. Però aspetta, no. Beh, amico mio, ora tocca Goldrake. Mamma mia, che bello. Che armi ho? Ah, solo due. Il doppio Haken e pistola tachionica. Non è la alabarda questa? O mi sbaglio io? Va bene che l'ho seguito pochissimo Goldrake, perché era più roba dei miei genitori, ma... Voglio dire, mi ricordo gli attacchi perché c'era la canzone che era fighissima. Quindi sì, è tutto giusto. Bene, e questa è la pistola? Oh, ah, ok, spara pochissimo, spara. Eh sì, spara pochissimo, ma mi sa che è forte. Ottimo. Eccola qua, Vespa classe fusione. Ah, direi subitissimo di provare qualche abilità particolare di Goldrake. Tuono spaziale. Allora, io mo non vorrei dire niente, però non ha avuto tempo neanche di capire che stava succedendo. Ma quel coso laggiù che roba è? Vabbè. Era un po' troppo forte o sbaglio Goldrake rispetto alla Vespa? E beh. Quindi ora ci danno anche i pezzi di gold. Bello. È leggero come pezzo, ok. Questa è la sfumatura d'acciaio. Rango 3. Ah, beh, per forza, se gioco con i ranghi 3. Se faccio le missioni di livello basso, è ovvio che mi danno anche pezzi di livello basso, ma non importa. Diamo però uno sguardo agli incarichi della storia. Cosa dobbiamo fare? Kiyoka dice a Yamato che una compagna di classe, Sakura Yamamoto, figlia del pilota ucciso, non sta bene. Credendo che le possa essere stata riprogrammata la mente, Yamato decide di cercarla. Andiamola a cercare allora. Tutto bene, Sakura? Yamato, non è da te parlare con me. Ho saputo di tuo padre. Deve essere stato un vero shock. Sai, a dire il vero non mi rende così triste. Wow, come mai? Hai detto assegnazione familiare? Sì, il pilota Motosuke Yamamoto e sua figlia Sakura non sono parenti.
modifichiamo i loro ricordi per assegnarli ai famigli adatte a loro. Quindi Sakura Yamamoto ha perso la sua famiglia e il pilota Yamamoto ha perso suo figlio. Così quei due sono stati abbinati tra loro per formare una nuova famiglia. Proprio così. Non me ne capacito ancora del tutto. Era un buon padre? Non devi fingere che ti importi, ok? Yamato. Se io scoprissi che un mio collega, che io e lui stiamo lavorando sotto copertura, e se questo collega venisse ucciso, me la prenderei a cuore. Ma magari perché sono fatto io così e lui non è fatto così, certo, ci può stare. Questo non era molto da me, meglio che vada. Ecco, magari lei sia un po' insospettita, però comunque ha detto che non è triste perché, vabbè, tutta quanta la storia della memoria riprogrammata, della famiglia finta. Però Teru se n'è accorto. Ma gli altri quindi non se ne possono accorgere? Oddio, questo ce l'ha ancora con noi. Direi che basta così. Oh? Cosa? Lui è la mia preda, stai indietro. Ehi, di che state parlando? Oh, la principessa gioca di nuovo a fare l'assassino. Non importa, voi potete morire insieme. Non te lo permetterò. Yo, fatela finita. Yo. Bello! Bellissimo lui! È un lupacchiotto! Alieno, certo. Ehi, ma che succede? La sua forma con le zanne. Voi dell'aristocrazia ci avete sempre messi i piedi in testa, ma ora mi rispetti. Non capirai mai la gioia che provo. Gioia? Qui la gerarchia non conta nulla, è una vera pacchia. Non sono più sotto il controllo di Xidol! Un motivo in più per unire le forze. Capisco esattamente come ti senti. Come potresti mai capire? Siete tutti senza cuore. Però proprio lì. Questa è la tua fine. Cosa? Non finché ci sono io. Non hai scampo. Ah. Ero qui innanzitutto per ucciderti. Mi era quasi passata di mente. Non ti lascerò uccidere Yamato. Anche lei si trasforma. Che cosa? Principessa Arshem. Quindi ha spoderato le zanne in stato di possessione. Ma che figata. Cos'è quello che vedo? Che cosa sei tu? Come ho detto l'altra volta, i testi sono un po' tradotti così, alla carlona. Probabilmente è stato tradotto da più di un team, quindi si creano a volte testi molto buoni e altre volte testi un po'... così come escono. Ehi, Asuna! Principessa Arshem. Mi ha salvato? Ma chi diavolo sei? Yamato, stai bene? Reiji. Reiji, cosa stai... Oioi. Maestà... La principessa Arshem ha sfoderato le zanne, proprio come sperava. Come speravo? Ha ucciso un membro della milizia della classe inferiore di Xeidol. Ma ha cercato di ferire la principessa. Era una giusta punizione. E io... Che cosa hai visto? Niente, non ho visto quasi nulla. Quasi?
Senti, a proposito di ieri, che cosa ti è successo? C'era qualcosa dentro di me, mi controllava. Qualcosa che ti controllava? Quindi è di questo che si tratta. Cosa sta succedendo? Mentre mi controllava ho sentito qualcosa. Yamato è un pilota, uccidere i piloti. Cosa significa? Asuna. So che sai cosa significa Yamato, dimmelo! Calmati, Asuna! Va bene, ti dirò tutto. Grazie, non voglio essere più lasciato all'oscuro. Che ne dici di uscire e prendere un po' d'aria fresca? Il mondo è in rovina e voi pirati state combattendo gli alieni. Già, libera di non crederci, ma è la verità. Ma io ci credo. C'era qualcuno dentro la mia testa e mi stava controllando. Probabilmente un alieno. Controllare le persone dall'interno. Hanno davvero un potere del genere. Ehi, Yamato. Dobbiamo trovare gli alieni che si nascondono in città. Cosa? Devo esserne sicura. Asuna. Yamato, scusami, ci ho messo più del previsto al consiglio studentesco. È da molto che aspetti? Nah, non da molto. Sei in ritardo, ma hai l'aria emozionata. Oh, sì, mi sa di sì. Incontrarsi di nascosto dopo la scuola. Sembra quasi un appuntamento. Sì, immagino di sì. Non so perché l'ho pensato. Comunque, hai qualche idea su dove potrebbero nascondersi gli alieni? Sì, è un po' confuso, ma sono riuscito a vedere qualcosa, come in un sogno. A vedere cosa? Chi mi sta controllando è un'altra persona, in una stanza di hotel. Quindi si nascondono in un hotel, eh? Ti stavano controllando da lì per uccidermi, è così? All'inizio sì, progettavano di ucciderti, ma era così strano. Ho percepito chiaramente il desiderio che tu non morissi. Cosa vuoi dire? Non ne sono sicura, ma in quel momento lei voleva salvarti. Perché salvarmi se sono la persona che volevo uccidere? Non lo so, ma è come se il suo cuore fosse collegato al tuo. Sono riuscito a sentirlo. Cosa? Niente, lascia perdere. Ma è per questo che devo riuscire a trovarli. Devo sapere se sono davvero cattivi. Asuna. Ok, questo hotel, sai dov'è? Mi dispiace, non lo so. Beh, immagino che sarebbe stato troppo facile. Non ci resta che cercarli alla vecchia maniera. Kyoko, non farti strane idee, ok? Questo posto assomiglia all'hotel dei miei ricordi. Gli alieni si sono rifugiati in questa topaia. Non devono essere certo ricchi. Beh, non sembra brutto da fuori. Ma sono abbastanza sicura che sia questo il posto. Allora entriamoci. No, non può essere! Eh sì, in effetti, due adolescenti che vanno in un hotel, però non era un hotel a ore, sia ben chiaro. Al diavolo quel receptionist! Se avesse saputo quali informazioni stava proteggendo! Ma tutto bene, sembra che non ci sia nessun altro qui. Come fai a saperlo? Sei una specie di sensitiva? Lo so e basta. Forse i miei sensi si sono acuiti prima degli alieni? Allora, qualche altro indizio oltre all'hotel? Il prof Akamada! Akamada, della scuola? Ricordo che ero con lui mentre ero posseduta. Quindi mi stai dicendo che Akamada è dalla loro parte? Ah, mi spiace, devo andare, Asuna, riprenderemo stasera. Aspetta, Yamato, tornerò a non batter d'occhio. Attenzione. Ma Akamada, non è che ora è normale? Non era Iblim? Però, vabbè, lei si pente di aver ucciso Iblim. Quindi no, lui proprio è un alieno proprio. È stato per legittima difesa, altrimenti lui l'avrebbe uccisa. Una giusta punizione, e faceva parte della milizia della classe inferiore, quindi non si deve preoccupare. Vuoi dire che le vite di quelli della milizia valgono meno? Nessuna vita vale più di un'altra. I Lite e gli Ishida provengono tutti da Xidol. Ho preso una di quelle vite per proteggere Yamato. Principessa Arshem. Sargent, penso che questa guerra sia sbagliata. Anche chi viene da un pianeta diverso dal nostro ha diritto di vivere in pace.
quindi è lui Sarsent? Ok. Cosa le fa credere che sia possibile coesistere con i Terran? Beh... Ma scusami, se lui è Sarsent, perché non parla direttamente con lui? È un po' strana sta faccenda. Grazie al giovane Takumi, il sistema di guida di Maximus ora è a puntino. Sei assolutamente strepitoso. Grazie mille. Come ci si aspetterebbe dal figlio del dottor Haruma, quindi lui è figlio legittimo. Oh, niente. Allora, Takumi, ti do ufficialmente il benvenuto tra il personale dei Baie dell'Oblio. Davvero? Sarebbe troppo pericoloso lasciarti libero di andare con tutti i segreti che conosci. Ricevuto, farò del mio meglio. Cosa dobbiamo fare, comandante? Di questo passo Ixia non sarà in grado di volare. Nel sistema c'è un'applicazione che possiamo usare per manovrarla. Sì? Dove? Gli androidi erano indistinguibili dagli esseri umani prima che tutto venisse distrutto. Erano stati incorporati a livello sperimentale nella società umana. Ne avevo sentito parlare, ma non ne ho mai visti intorno a me. Hanno usato la CPU Pandora 4000 ATX. Ed è così che intendi manovrare la nave? Ma dove pensi di trovarne uno? Non dirmelo, c'è un androidi superstite in città? Beh, ne abbiamo uno praticamente... Eccolo. Kota Akutagawa. Ok, lui sembra... quello che fa al caso nostro. Vai al ponte, va bene. なんか、また一人ぼっちになっちゃったな。そんな顔してどうした?いじめられっ子。ん?僕のことはほっといてもらえませんか?どうでもいいけどさ。飛び込むとかダサいことやめなよ。え?Non posso. Buttare rifiuti in giro è vietato. La mia esistenza serve davvero alla società dopo tutto? Sono utile? Sono solo una scocciatura? Eh? Non hai nessun amico? No. In realtà ho fatto amicizia con qualcuno, ma mi sento ancora solo. Cosa? Quel cane sta negando! Aspetta! Ma che ti è saltato in testa? Perché ti sei buttato nel fiume? I cani sanno nuotare, non lo sai? Ha una zampa ferita. L'ho notato anche da qui. Pensavo che sarebbe annegato se non l'avessi aiutato. Accidenti. Oh, ma mi sono sporcato tutto. Vieni da me per un po'. Eh? Sei così agitato. Non posso lasciarti in balia di te stesso. Ora puoi accedere a Dojo Sao Tome? Ok. Oh. Quello... Sa, kakatte kina. Anta o ijimerare nai yo tsuyoku shite ageru. Sonna hitsuyou nai desu yo. Boku wa... Ha? Ii sen itteru. Dakara yamete kudasai. Tatakau tsumori nante arimasen kara. Mondomu yo! Tutto bene? Cosa? Sei un robot, vero? Anche se sembri davvero un umano. Sono stato creato per essere maltrattato. Sono un robot di servizio progettato per una società troppo stressante. Un robot di servizio. Esatto.
Se qualcuno rischia di essere maltrattato, è meglio che i bulli se la prendano come un robot. È questa l'idea alla base della mia creazione. Oh, non avevo intenzione di ingannarti, ma è per questo che non serve che mi insegni a difendermi. E non è necessario parlarmi come se fossimo amici. Non me lo merito. Kota. Va bene così, è quello che sono. Ehi, aspetta un attimo. Che importa se sei un robot? Ti senti solo? Volevi degli amici? No, per niente. Che tipi? Kota Kutagawa, androide di servizio modello AF3000. Sei stato dichiarato obsoleto. Devi essere smaltito secondo le istruzioni del manuale. Voi chi diavolo siete? State violando una proprietà privata. Ce ne andremo a breve. Questo è un progetto nazionale top secret, cerca di capire. E quindi non mi interessa chi siete. Non avete il diritto di stare qui. Questo non ti riguarda. Kota Kutagawa, vieni con noi. Quindi è vero? Devo essere smaltito? Capisco, verrò con voi. Ehi, aspetta, Kota! Davvero ti sta bene? Sì, va bene così. Ho assolto il mio compito. Ho esaurito il mio scopo. Ora non sono altro che un rifiuto da smaltire. Hai assolto il tuo compito? Sì, quindi ora puoi dimenticarti di me. Sei un idiota! Eh? Ascoltami bene. Tu non sei diverso da un essere umano. Anzi, sei molto di più. Tu hai un cuore. Momoka, non sei un rifiuto da buttare via. Sei semplicemente un umano nato con la personalità di un robot. Di cosa state blaterando? Forza, vieni! Lui non verrà con voi. Mi diletto anche nel judo. Scappa! Eh? Fermatevi! Che tipi. Momoka Saotome, capisco. Non fatele avvicinare a quei ragazzi. Sembra che tu abbia trovato un nuovo pilota. Sì, ma ho un obiettivo ancora più grande in mente. Cosa? Davvero? Lui? Beh, serviva un androide, quindi sì, lui. Oddio, Jun. Ah, l'ha fatto recuperare i ricordi? Ok, che strano. Ma di tutto questo non ne avevano parlato o sbaglio? Cioè, così all'improvviso? Come ci si sente a recuperare i tuoi veri ricordi? Vuoi che ti lasci un po' sola? No, sto bene. Mi sento anche un po' sollevata. Sollevata? Ah, certo, perché lei è diventata un pilota, quindi è normale che le facciano il trattamento per recuperare i ricordi se vuole. Sempre meglio che vivere una vita finta con questa sensazione di vuoto nel cuore. Sì, è stato così anche per me. È come se tutte quelle sensazioni lancinanti fossero finalmente svanite. Capisco, vi ho visto lottare tra di voi l'altro giorno. Mi ha fatto sentire viva e mi è venuta voglia di combattere come tutti voi. Vedo che non ti manca l'entusiasmo. Non faccio altro che esercitarmi. Se le cose andranno avanti così, parlerò con il capitano. Ok, Jun, quindi dovremmo combattere anche con lei, immagino, fra poco. Capitano, voglio pilotare per davvero. Ne ho abbastanza di simulatori. No, non finché ti avrò insegnato le basi. Quelli ormai le ho imparate, sono stanca di giocare. Quando dico no, significa no. Non è giusto. Non vedo che male ci sia a lasciarla provare. Ma... Comandante Minami, Draktor avvistati. Chiedo il permesso di schierare Rogue. Ricevuto, date l'ordine. Accidenti, che tempismo. Cosa? Vuol dire che ci sono dei nemici in arrivo? Sì, ma zero numero 6 è in manutenzione. Maledizione, ci tornerebbe utile ora. Lanceremo il nuovo modello. Capitano Ibushi, preparati per la sortita. Che cosa? Pensavo che ci volessero due persone per pilotarlo. Allora vado anch'io. Non essere sciocca, questa non è un'altra esercitazione. Lo so, ma vi servono due persone e io ho seguito l'addestramento. Posso combattere. Sono d'accordo. Autorizzo l'impiego di Jun Kirishima. Davvero?
Un attimo, conosce solo i simulatori, non è pronta. Non è il momento di fermarsi a riflettere. Dobbiamo prendere delle decisioni e agire. Correremo il rischio. Lascio il resto a te, capitano. Urrà, con su di te, capitano. Va bene. Eh sì, era ora. Fa un po' strano andare in missione con lei. Ok, vediamo un po' che missione ci aspetta per oggi. Maestro e allievo, livello 12. Maximus non può essere personalizzato per questa missione, la sua forza aumenta con il rango del giocatore. Però è bello Maximus, mica male. D'accordo, ora si fa sul serio. È meno divertente di quello che credi, ok? Lo sa, sei peggio di un disco rotto. Allora, com'è il nuovo modello? Scommetto che è fantastico. È il nuovo modello di Rogue di classe Megaton, Maximus. Nell'hangar si dice che sia ancora più agile e veloce del Musashi. Il Musashi è quello che pilota Yamato, giusto? Forte, pilota una macchina proprio incredibile, sono emozionatissima. Quella macchina è incredibile, vale solo se riusciamo a usarla come si deve. Occhi aperti là fuori, ragazzina. Ricevuto, Boomer. Capitano. Pilota identificato, Junkirishima, sistema sbloccato. Il sedile è un po' duro, ma ha un buon odore. Per caso i Mac emettono feromoni? Il nuovo tostissimo modello, che emozione! Pilota identificato, Ginta Ibushi, sistema sbloccato. Così questo è il Maximus. Oggi siamo tu e io. Mostrami cosa sai fare. Ascolta, Jun, un ultimo ripasso. Il Rogue è molto più di una semplice macchina. Reagisce a seconda delle tue emozioni. Non premere troppo forte né troppo poco la cloche. Quando premi il pedale, non devo premere troppo forte né troppo poco, giusto? Lo sa, lo sa. Boh, a vederlo sembra un po' più pesante del Musashi, se devo essere sincero. Detonatore Toro. Bene, Jun, muoviamoci. Ma non possiamo riguidare da qui, tu devi pensare al sistema di attacco. Ricevuto, boss. Wow. Ok. Andiamo un po', dove sono i nemici? Ok. Ok, sì, va bene. Oh, fammi attaccare. Ok, mi pare un po' debolino. O sbaglio? Mi ostriva la visuale. Ah, non fa l'attacco particolare questo? Ok, dato. Wow. Ah, eccolo! Ok, ora l'ha fatto, bene. Mi sembrava strano che non lo facesse. Dove sono gli altri? Ehi. Ah, qua abbiamo per un po' di... Ok, attacco aumentato, mi piace. Aspetta che arrivo. Ecco, stavo un po' lontano, scusami. Ah, ci sta, prendo un sacco di danni come se nulla fosse. Vabbè, poi dopo si ricarica, certo, però... Insomma, ci prendo un sacco di schiaffi, eh. Ok, ora ho capito cosa intendevi. Oh, sei stanca? Di questo passo li batteremo tutti da soli.
Non lasciarti prendere troppo dall'entusiasmo, non sai mai cosa potrebbe succedere sul campo di battaglia. Non appena abbassi la guardia... Ah, è proprio quello che intendevo, non sai mai cosa può succedere. Ecco com'è un vero combattimento. Mantieni la calma, affidati al tuo istinto e ce la farai. Ci proverò, sono stato all'oscuro per così tanto tempo, ma ora vedo la vera me stessa. Sembrano gli effetti collaterali della riprogrammazione mentale, ma tu sei una tosta. Se posso accettare la vera me stessa, posso affrontare questo mondo a testa alta. Ok, andiamo. Wow. Ok, ora ci siamo, eh. Eh sì, sì, mi piace così. Dove sono? Allora, la mappa è sempre un po' particolare qua, eh. Fastidiosa sta mappa, devo essere sincero. Bello il tacco aereo, eh. Non lo prendo? Vabbè, stavo un attimino a giocare. La guerra è più difficile di quanto pensassi. Tutto bene, Jun? Cerca di non esagerare. Ibushi, ti ho fatto aspettare? Arriva la cavalleria. Ok, andiamo! Facciamogli vedere come funziona sto Maximus, che è fighissimo! Peccato che sia un po' deboluccio, per i miei gusti, però... Va a distanza! Andato? Perfetto! È bello che possiamo distruggere tutto, perché tanto non c'è nessuno qui. Beh, in teoria. Qui che c'è? Un po'. Io non mi fermo spesso a prendere gli oggetti, però magari sono utili. Alcuni sono sicuramente oggetti che ricaricano la salute, quindi magari quando li usi 5 è il massimo e poi se li trovi, che li consumi, ti ricarica. Però alcuni chissà a cosa servono. Attiva gli armamenti anti-sciame di Maximus. Non volevo fare questo qui, ma su di lui. E comunque è andato. Ok, i sistemi sono pronti. Può usare missili multibersaglio. Oh, che nome strano. Eh sì. Missili multibersaglio equipaggiati. Ora, Jun, fuoco! Ma tipo fargli usare al giocatore, no? Cioè, era più bello. Io stavo lì a premere RA. Niente da fare. Chi è questo mo? Crow, classe fusione. Bello! Per carità, fa la sua bella figura. Però intanto, missili multibersaglio. Davvero pensava di sfuggire? Madonna. Chi era? Yamato? Sì. Era Arthur. Con l'attacco a croce da là, da lontano. Bellissimo. Quello era un vero combattimento. Mi sento piuttosto bene. Non c'è davvero niente in grado di buttare giù il morale di questi giovinastri. Già. Che ne dici se ti offro la cena stasera? Ehi. Sì, magari è una cosa un po' tra amici, però non si sa mai. Dessert, bistecca e sushi. Praticamente ti prosciuga il conto.
Sushi costa, quello fatto bene. Bah, insomma, molto carino questo Megaton. Peccato che sia un pochino debolino. E magari ci possiamo fare l'abitudine se diventa un pochino più forte. Allora, rango 20, wow. Idro Bazooka, bello. E vai, vincere è così bello. Ora nulla può fermarmi, ci divertiremo un sacco. Ora non farti prendere troppo la mano. Per caso pensi che non sia in grado di badare a me stessa, Boomer? Penso solo che sono stanco di doverti proteggere, ragazzina. Ah, è solo ora che questa ragazzina si riveli in pilota migliore di te. Certo! Non avrei potuto chiedere una coppia migliore per la prima sortita del Maximus. Analizzeremo i dati di combattimento di oggi per migliorare il programma tattico. Ovviamente mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensate voi. Beh, dalla prospettiva di un pilota la velocità e la mobilità erano eccellenti, ma il sistema di controllo è un po' legnoso e questo ostacola un po' anche la mobilità. Allora la prossima volta dovremmo discutere anche di come collegare due sistemi di controllo. Guardate un po' il Boomer, è un vero professionista! Momoka Saotome, le tue abilità non sono passate inosservate. Chi sei? Una talent scout. Guarda, non sono interessato a diventare un idol né nulla del genere. Mi hai frainteso. Mi interessano i tuoi istinti di combattimento. E poi ci sei tu. Anche di te ho bisogno. Un bisogno che solo tu puoi soddisfare. Cosa? Io? Qualcosa che posso fare solo io? Il sacco da box, probabilmente sta pensando lui, poverino. Prof. Kamada, sei libero stasera? Che maniera assurda di chiederglielo. Ti va un po' di Schweppes solo io e te? Era una pubblicità molto molto vecchia. Ma fanno botte, cos'è? Di nuovo insieme ad Asuna e a Prof. Kamada. Cosa sta succedendo? Che sei una spiona? Che cosa volete voi due? Tu non sei Prof. Kamada, vero? Ammettilo, in realtà sei un alieno! Non hai via di scampo. E se anche lo fossi, che faresti? Te la farò pagare. A tutti voi, la pagherete tutti! Ah, sì, e come? Con la tua morte, qui e ora! Yamato Ichidaiji! Vedremo chi sarà morto quando avremo finito. Ti ammazzo! Ah! È impossibile! Alzati in piedi e combatti! Wow! Non capisco nulla. Sì, è normale. Cosa diavolo? Yamato Ichidaiji, ascoltami. Io sono uno di quelli che voi chiamate Draktor, uno degli alieni che tanto detesti. Il mio nome è Arcem Laia. È proprio come aveva detto Asuna, la stai controllando. Esci dal suo corpo e combatti con me realmente. Se combattiamo realmente, credi davvero di poter vincere? Sì, posso vincere, chiaro? Mi hai chiamato? Una contesa? È davvero posseduta? Sembra di sì. Naturalmente questi poveri Terran pensano che tre di loro bastino. Ora ti trasformerai in una qualche specie di mostro inarrestabile e attaccherai, è così? Cosa sta succedendo? Non riesco a sentire nulla da qui. Per favore, ascoltatemi. Io desidero capire la gente della Terra. Vai al diavolo. Voi siete quelli che avete distrutto la Terra e massacrato gli esseri umani.
Hai un bel coraggio a venire qui. È la regina che mira a distruggere voi umani, a conquistare il pianeta. Ma io credo che quello che stia facendo è sbagliato. E noi dovremmo semplicemente crederci? Sì, certo. Sembra che stiano litigando per qualcosa. Non possiamo riavvolgere il tempo e tornare indietro, ma possiamo fermare tutto il male che non c'è ancora stato. Quindi stai dicendo che puoi fermare questa guerra? Farò tutto quello che posso, ma avrò bisogno della vostra collaborazione. Sembra troppo bello per essere vero. Mi dispiace, ma non ho alcuna intenzione di collaborare con te, tantomeno di perdonarti. Sono scappati! Incredibile, non me lo sarei mai aspettato. Dobbiamo informare subito la comandante Minami. Tu che dici, Yamato? Stava dicendo la verità? Su cosa? Sul fatto di voler fermare la guerra, eccetera. Sì, come no. È solo un mucchio di scemenze. Li farò fuori tutti finché non ne sarà rimasto nemmeno uno. Se lo dici tu... Sta zitto! Oh, non vi seguo neanche un po'. Vabbè, me ne andrò a casa a cercare di capirci qualcosa.